con Laura Pece dei Teatri della Viscosa per presentare lo spettacolo Scintille, la banda Corbari, online sabato 24 aprile 2021. Ben trovata! Ben trovati a tutti e a tutte, eccoci qui. Che cos'è questo lavoro? Intanto è nato un attimo prima dell'inizio della grande pandemia e quindi poi con un po' di difficoltà siamo riusciti a promuoverlo, però ci interessava lavorare su un tema della resistenza e volevamo scegliere e trovare una storia che ci appassionasse, non tanto per esaltare o ripetere delle storie già sentite in ambito di resistenza, ma per cercare di indagare proprio sulla figura dell'eroe, che tanto veniva anche un po' decantata in questi ultimi anni. Soprattutto oggi ne abbiamo anche abusato della parola eroe e anche fin troppo, e secondo noi c'è stata anche un po' una manipolazione della parola eroe da un punto di vista proprio politico per coprire le nefandezze che sono state fatte negli anni. Per indagare la parola eroe abbiamo scelto questa storia che è stata tratta dal libro Ribelli di Pino Cacucci, che è la banda Corbari, e proprio perché parlava di una banda e quindi non solo di un singolo individuo, e questo anche per dare l'importanza all'unione delle persone e quindi non solo l'eroe singolo che si deve immolare per tutti quanti, ma proprio l'unione delle persone che insieme riescono a portare avanti dei discorsi politici, sociali, eccetera. Quindi questo è stato un po' l'incipit del discorso che ci ha portato a questo spettacolo. Come si sviluppa? Ci dai qualche elemento di trama? Innanzitutto noi volevamo creare uno spettacolo fruibile in ogni situazione, in ogni ambiente, in ogni contesto, sia radiofonico che dal vivo, che in spazi piccoli, in spazi grandi, e quindi abbiamo sviluppato questo spettacolo come un reading però diverso, cioè abbiamo inserito all'interno musica dal vivo e proiezioni fatte poi con disegni di Francesca Carella, faccia doc per lo spettacolo, e quindi poi un'interazione tra gli attori scena e le proiezioni. La trama è molto semplice, la banda Corbari era una banda indipendente, quindi non faceva parte di nessuna organizzazione politica nazionale o territoriale, erano semplicemente delle persone che a un certo punto hanno deciso di combattere il fascismo, quindi si sono riunite insieme e operavano tra le colline tosco-emiliane, quindi verso Forlì, Faenza e tutta quella parte dell'Appennino tosco-emiliano. Si sono uniti nel 43 e purtroppo poi l'epilogo della loro vicenda è tristemente narrato con la loro impiccagione al termine di una vicenda andata male per i partigiani, ecco, insomma di una battaglia persa. Di tutta questa vicenda su cosa vi siete voluti focalizzare? Sui rapporti umani. Sotto questa vicenda, secondo noi, come sempre, anche insomma negli spettacoli o come anche poetica proprio di elaborazione degli spettacoli, ci focalizziamo molto sui rapporti umani, che è l'urgenza che sentiamo di dover non solo indagare noi come persone, ma anche di promuovere attraverso di noi, attraverso gli altri. E quindi i legami che venivano e che erano stretti all'interno della banda e che portavano poi a dei risultati, e anche purtroppo a volte questi legami, questa fiducia, questa solidarietà che attraverso anche un incontro spiacevole che poi loro fanno viene anche tradita. Quindi il rapporto umano può essere bellissimo, però può anche comportare dei rischi. In qualche modo però anche questi rischi, anche se poi hanno un epilogo negativo, sono importanti e bisogna in qualche modo cercare di affrontarli. Ci dai tutti i riferimenti web? La serata non sarà solo il nostro spettacolo, all'inizio ci saranno tre brevi interventi che abbiamo chiamato dialoghi, proprio sulla resistenza sia come esperienza epica però anche come una retorica che viene diffusa, e abbiamo scelto questo tema tra epica e retorica proprio perché riteniamo che ogni volta accanto alla memoria ci debba essere sempre l'azione, quindi ci
bisogna sempre non solo ricordare ma poi agire in base a quello che noi ricordiamo. Questa presentazione dello spettacolo, i tre brevi dialoghi, saranno in streaming dal vivo sulla nostra piattaforma, col nostro canale YouTube Teatri della Viscosa e anche sui canali Facebook Teatri della Viscosa. In collaborazione con noi per la realizzazione della serata, una giovanissima associazione nata proprio durante l'anno della pandemia, Corte Nomade Teatro del Lazzaretto, quindi sarà anche disponibile sui loro canali social e Facebook e sarà visibile fino a lunedì sera, quindi per 48 ore successive sarà possibile trovare sia i dialoghi che lo spettacolo. Scintille, la banda Corbari, online sabato 24 aprile 2021, un saluto e un ringraziamento a Laura Pece dei Teatri della Viscosa. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi e viva il lupo soprattutto, va che è meglio. Dai, a presto.